siamo stati perfetti. Sono quelle partite, se non giochi, se non fai la partita al 140%, perché avevo sempre paura che si potesse riaprire anche sul 3-0. Invece sono stati bravi, hanno fatto una grandissima partita. Questo è merito dei ragazzi e la dedichiamo ai nostri tifosi che in settimana ci hanno chiesto di onorare questa maglia per la città, per loro che non ci sono, quindi la dedichiamo a loro e a tutta Carpi. Ma non sono scelte azzeccate, non sono, ho ritrovato la mia squadra, ho ritrovato i miei giocatori, ho ritrovato il lavoro quotidiano. Questi ragazzi, fare 11 partite in 33 giorni ammazzerebbero chiunque, invece noi siamo lì, punticino e punticino, stiamo cercando di fare quel campionato che all'andata eravamo la sorpresa, ma eravamo la sorpresa perché avevamo un'idea di gioco, perché questi ragazzi non si sono mai tirati indietro a giocarla. Quando hanno avuto paura hanno perso, hanno fatto figuracce, l'hanno capito, ci è avuto il tempo, punto per punto, e sbagliando rigori, sbagliando gol a un metro, ma io ero convinto che la squadra era solamente un momento di sbloccarci, l'ho sempre detto, la partita che ci ha creato problemi all'andata al ritorno ci farà ripartire. Io mi auguro che questa partita sia proprio per loro il lascia passare per veramente per fare questo mestiere che è il professionismo, perché io a loro gli ho detto: ragazzi, qui non si tratta di una partita, di un derby, qui si parte che perdete un posto di lavoro, perdete, se volete retrocedere fatelo, io non sono mai retrocesso né da giocatore né da allenatore e non posso permettere che vengo qui a Carpi e mi si ricordano per questo.